nostro miglior saluto sia delle persone in sala sia delle persone che ci stanno seguendo in streaming a Enrico Gasperini. Un applauso. Così anche per vedere un pochino in prospettiva, abbiamo un video, si parlava di fare il sistema, Enrico ha registrato questo video, se la regia ce lo recupera così almeno poi lo commentiamo, grazie. Fare sistema significa 5 cose, la prima è connettersi, collaborando ciascuno col proprio ruolo, in maniera da costruire qualcosa di più grande rispetto a una cosa sola. Abbiamo fatto ad esempio con Tarin Garden e Tamburi per costruire il nostro sistema. La seconda è condividere, meglio un progetto grande con più stakeholders che un progetto piccolo con meno ambizioni. Il terzo è pubblico e privato, bisognerebbe sostituire alla parola sovvenzioni, fondo perduto eccetera, la parola coinvestimenti, investire insieme privato e pubblico. La quarta, usare i nostri soldi, sbloccare i risparmi degli italiani per dedicare una parte all'innovazione, con più coraggio, con meno regole troppo severe nella gestione da parte dei grandi fondi. E poi per ultimo bisogna usare Italia, e non solo quando gioca la nazionale. Siamo un grande paese e ci meritiamo un sistema per l'innovazione grande, serio e all'altezza. Enrico, dico solo questo per fare l'intervista, ricordate l'anno scorso Enrico è venuto a presentare i dati come sempre e poi ho avuto questa notizia che non ho parole. Vai, farò un po' di fatica. Buongiorno a tutti. Enrico era questa persona, Enrico è sempre stata la persona che ha spinto tutta la nostra industry nel cercare di stare coesi. Forse vale la pena ricordare ad esempio che Enrico in qualità di presidente AudiWeb aveva fortissimamente voluto associare IAB AudiWeb quando non era assolutamente dovuto, era un'altra associazione, avevamo già un dialogo aperto, non era fondamentale. Quella era una dimostrazione del fare sistema, del stare tutti insieme. Enrico era la persona, a noi viene da dire è la persona, perché penso che sarà ancora per tutti molto presente per tutte le cose che è riuscito a fare in tutti questi anni. E soprattutto devo dire che Enrico è riuscito anche a far star bene le persone. Fare il sistema non è semplice, perché quando si è all'interno delle associazioni bisogna togliersi il cappello, no? Del proprio core business, della propria azienda, e magari fare anche un passettino indietro per riuscire poi a far andare avanti tutta l'industria. Enrico ci ha insegnato questo, è stata proprio la persona che sin da quando ci siamo conosciuti più di 15 anni fa ha insistito perché questo fosse un mercato che poteva crescere solamente nel momento in cui tutti stessimo insieme, e AudiWeb è un'altra dimostrazione delle cose che è riuscito a fare Enrico. Oggi Enrico è impegnato e noi lo stiamo supportando nel fare ancora una volta sistema. Questa volta stiamo parlando di startup che sicuramente sono un bacino molto interessante anche nel segmento della nostra industry, dell'advertising. Sempre un passo avanti, sempre con una vision che era quella di riuscire a sfidare se stesso per creare valore aggiunto insieme a tutti gli altri, ed era uno che faceva veramente stare bene le persone, le faceva lavorare bene.
e forse da questo punto di vista si è lavorato insieme a soci tanti anni. Probabilmente metà delle persone che ci sono qui dentro hanno lavorato con Enrico, più o meno, giusto? Che dire, prima di tutto un amico, una persona che ha fatto tanto. È sempre difficile questi momenti, un po' difficili. E quindi, come direbbe lui, uniamo le forze, sempre, col sorriso, sempre. Ed è molto in linea, poi vado sull'onda emotiva, è molto in linea con il suo pensiero. E mi ricordo che appena avevamo fatto Digital Magics, già si preoccupava del tema dei talenti, si preoccupava del futuro, quindi dei ragazzi. E all'interno di questo, come faceva Enrico con semplicità, ha fatto partire una fondazione che si chiama Color Your Life, che abbiamo fatto partire nel 2007. È un'iniziativa che secondo me rappresenta molto bene Enrico e il suo pensiero. Questo si chiama il Color Your Life, Michele? Sì, come parlando con Laila e Lele, come IAB abbiamo deciso di cogliere questa un'opportunità ulteriore per sviluppare l'idea di Enrico, di supportare i talenti, vuol dire i giovani che probabilmente hanno bisogno di capire che tipo di strada prendere nel futuro. Quindi IAB Italia supporterà Color Your Life con iniziative semplici e concrete, la principale è quella di promuovere del crowdfunding, perché a questi talenti viene poi data la possibilità di partecipare ad alcuni campus formativi che vengono svolti durante l'estate tipicamente. E poi IAB Italia si può impegnare anche nel portare all'interno dei campus la cultura digitale. Noi siamo un enorme network, noi come mercato, e il fatto di poter dedicare del tempo delle persone giovani in età scuola media e scuola superiore per illustrare che cosa vuol dire quest'industria, foriera di tanti posti di lavoro, di tanta creatività, ci pare un'occasione bellissima per guardare non solo Enrico ma per guardare il mondo. Thank you.